Sì, anche su Marinella credo che possiamo vantarci di avere detto a suo tempo quello che si doveva fare immediatamente una VAS, cosa che il Comune ci ha bocciato. Io ricordo all'una di notte proposi la VAS invece dell'approvazione del piano, la Regione l'aveva poi imposta e ha fatto delle relative prescrizioni. Secondo noi, anche secondo noi, il TAR dovrebbe essere ritirato perché bisogna andare velocemente a riproporre la VAS sulla base delle prescrizioni della Regione e a fare veramente qualcosa per Marinella. La linea demaniale va rivista perché la linea demaniale è stata fatta esclusivamente a protezione di una società privata che adesso chiede 10 milioni e hanno messo in difficoltà anche i bagnatori che dovranno investire per recuperare, dovranno recuperare sugli utenti. Sulla tenuta c'è una proposta da tempo che gira, tutti i politici, tutte le istituzioni la conoscono e noi ci impegniamo a portarla avanti questa proposta nel prossimo futuro. Vocazione agricola storica del territorio con salvaguardia della zootecnia, della biodiversità di eccellenza, finalizzata all'implementazione e valorizzazione delle produzioni tradizionali con progetti condivisi col territorio a favore del territorio stesso.